Dunque il comandante della missione, consultato un test di relatività, si rende conto che si è verificata un'inversione temporale tra i due eventi. Si scusa con i due astronauti, li premia entrambi, spiega, se questa inversione temporale è possibile, in quali condizioni si può verificare, eccetera, eccetera. Per capire bene perché questa inversione temporale si è verificata, dobbiamo, innanzitutto facciamo questo diagramma spazio-tempo, in modo da individuare anche in modo grafico i due eventi che sono l'arrivo di A sull'asteroide Alfa e l'arrivo di B su Beta. E vedremo che l'intervallo spazio-temporale tra i due eventi A e B è un intervallo di tipo spazio, space-like. E sarà questo il motivo per cui si può verificare l'inversione temporale. Prima però vediamo meglio come si fa il grafico, il diagramma spazio-tempo. Come al solito riportiamo le posizioni e le distanze in orizzontale espresse in ore luce in questo caso, mentre invece in verticale esprimiamo CT, cioè la velocità, sarebbe le distanze, cioè i tempi espressi in ore luce. In pratica sarebbero le distanze che un raggio di luce fa in quei tempi lì. Cominciamo dall'asse orizzontale, questa è la Terra, l'asteroide Alfa e Beta, che sono posti a distanza di 4 e 7,5 ore luce. Queste sono le linee di universo dei due asteroidi e questa è la linea di universo della Terra, che stanno ferme, perché questo è il diagramma spazio-tempo disegnato riferendosi al sistema di riferimento K, cioè così come lo disegnerebbe K, il sistema di riferimento terrestre, dove Terra e asteroidi stanno fermi, quindi le loro linee di universo sono semplicemente delle rette verticali. Queste due linee, questa verde e questa blu, rappresentano le linee di universo dell'astronauta A e dell'astronauta B. Infatti A percorre questi 4 anni, ore luce in 10 ore, mentre B percorre questi 7,50 ore luce in 11,84 ore. Come si vede, giustamente la linea d'universo di A è più inclinata, più verticale, diciamo così, mentre invece quella di B è più inclinata perché B va più veloce di A. Quindi nello stesso tempo, per esempio in 10 ore precise, mentre A ha fatto soltanto questo tratto orizzontale, 4 ore luce, B ha fatto più strada. Ha fatto per esempio, non so, 6 o 6,5 ore luce. E la più inclinata di tutti, naturalmente, è la linea di universo di un ipotetico raggio di luce che venisse sparato insieme alla partenza dei due astronauti in direzione degli asteroidi. Questo raggio di luce sparato a destra descriverebbe questa linea di universo inclinata a 45 gradi. A proposito di inclinazione, possiamo anche, pure se non è richiesto, calcolare questi due angoli, gamma prima e gamma secondo. Basta considerare questi triangoli rettangoli. Cominciamo con gamma primo, noi conosciamo il cateto opposto e il cateto adiacente all'angolo gamma primo. Il cateto opposto sono 4 ore luce, il cateto adiacente sono 10 ore luce. Quindi, con il rapporto tra questi due cateti otteniamo la tangente dell'angolo gamma primo e questa tangente, come già sappiamo, è uguale a V su C, quindi beta primo, e infatti fa 0,4. Quindi, con la formula inversa, l'arco tangente, possiamo calcolare l'ampiezza di questo angolo gamma primo che troviamo essere quasi 22 gradi. Facciamo la stessa cosa con gamma secondo, dividendo il cateto opposto, 7,50 ore luce, per il cateto adiacente, che è 11,84 ore luce. E otteniamo beta secondo, giustamente, cioè il 63,3%. Con la formula inversa troviamo l'angolo gamma secondo, che è un angolo più grande, è un angolo superiore ai 32 gradi. I due incontri sono A e B perché è l'incontro della linea di universo dell'astronauta A con la linea di universo dell'asteroide Alfa. Ricordiamo infatti che il tempo scorre verso l'alto, ma in pratica l'astronauta A si muove su questa linea e raggiunge l'asteroide Alfa dopo questo tempo, in pratica dopo 10 ore. Allo stesso modo, l'astronauta B si muove anche lui su questa linea e raggiunge l'asteroide B dopo quasi 12 ore.
Quindi la linea d'universo dell'astronauta B interseca la linea d'universo dell'asteroide beta in questo punto. Quindi questi sono i due eventi, l'incontro di A con alfa, l'incontro di B con beta. E questo è l'intervallo AB. Questo intervallo AB è uno space-like perché? Perché la distanza tra le posizioni dei due incontri, cioè dei due eventi, è di 3,50 ore luce. Infatti, qui abbiamo 4 ore luce, qui 7,5, quindi questa distanza spaziale, cioè la distanza nello spazio tra i due eventi A e B, è di 3,50 ore luce. Invece la distanza temporale tra i due eventi, la distanza dei tempi in pratica, è 11,84 ore meno 10 ore, quindi in termini di tempo, la distanza di tempo che li separa, questi due eventi, è 1,84 ora, che trasformata in distanza luce è 1,84 ore luce, come è scritto qui, C delta T a B. Delta T a B è 1,84 ore, per C fa 1,84 ore luce. Come si vede, 3,50 è superiore a 1,84, infatti questo segmento è inclinato con un angolo superiore ai 45 gradi, vuol dire che la sua componente spaziale supera la componente temporale e questo lo caratterizza come intervallo space-like, cioè di tipo spazio. In pratica, in modo intuitivo, vuol dire che c'è troppo spazio a separare questi due eventi A e B rispetto al poco tempo che li separa. Il significato intuitivo è che se anche venisse lanciato un segnale luminoso o elettromagnetico nel momento in cui avviene l'evento A, cioè quando l'astronauta A arriva su Alfa, in quel momento immaginiamo che l'astronauta A decida di cercare di influenzare quello che sarà l'evento B mandando un segnale luminoso in direzione di beta, quindi l'astronauta A arriva su alfa, in quel momento spara un segnale elettromagnetico cercando di influenzare quello che accadrà su beta quando arriverà B su beta. Ma in realtà non riuscirà a influenzare l'arrivo di B su beta perché c'è troppo spazio, 3,50 ore luce, rispetto al poco tempo che separa i due eventi, cioè in 1 ora e 84 questo segnale elettromagnetico che spara l'astronauta A non riesce ad arrivare su beta prima di B, ma arriverà dopo B. Questo si vede anche immaginando di disegnare un segnale luminoso inclinato a 45 gradi, sparato da A, che viaggia in questo modo, che arriva su beta, ma ci arriva dopo che ci è arrivato B. Questo vuol dire che l'incontro di B con beta non può essere influenzato dall'incontro di A con alfa. Quindi sono due eventi che non possono essere messi in una relazione di causa-effetto. Cioè sono due eventi che non si possono influenzare reciprocamente. Questo perché c'è troppa distanza, 3 ore e mezza luce, rispetto al poco tempo, 1,84 ore, affinché possa esserci tra loro, tra i due eventi, una relazione di causa-effetto. E proprio perché non c'è questa relazione di causa-effetto, è anche possibile che certi osservatori vedano prima A e poi B, o viceversa, prima B e poi A. Infatti, secondo il sistema di riferimento terrestre, prima avviene A e poi avviene B, 10 ore e 11,84, ma secondo il sistema di riferimento di B, cioè K-secondo, l'ordine degli arrivi è rovesciato. Infatti, secondo B arriva prima lui e poi A. Secondo A invece arriva prima A e poi B. Quindi non è strano che certi osservatori, certi sistemi di riferimento vedano invertiti i due arrivi, cioè prima l'uno e poi l'altro, cioè i due eventi invertiti nel tempo. Non è strano perché tra i due eventi non c'è una relazione di causa-effetto. Invece, se ci fosse una relazione di causa-effetto, verrebbero fuori delle contraddizioni logiche, perché la causa non può seguire l'effetto, o l'effetto non può precedere la causa, ma in questo caso non c'è nessuna contraddizione logica perché non c'è una relazione di causa-effetto. In particolare esiste un sistema di riferimento che vede i due eventi simultanei,
pur essendo distanziati di una certa distanza. Quindi questo dimostra che non c'è relazione causa-effetto, perché un segnale elettromagnetico non può propagarsi istantaneamente da un evento all'altro, da un posto all'altro, con i due eventi che accadono nello stesso momento. Viceversa, non ci sarà nessun osservatore, nessun sistema di riferimento dove i due eventi accadranno nello stesso posto. Perché se accadessero nello stesso posto ci sarebbe un'ovvia possibilità di influenzare il secondo evento ad opera del primo. Quindi ci sarebbe un'ovvia relazione di causa-effetto, ma in realtà nessun osservatore li vedrà mai nello stesso posto. Infatti questi due eventi appartengono ciascuno all'altrove assoluto dell'altro. Cioè nessun sistema di riferimento li vedrà mai avvenire nello stesso luogo. Perciò abbiamo risposto anche all'ultima domanda. In questo caso l'inversione temporale è possibile perché siamo in condizioni di intervallo AB di tipo spazio, space-like. E questo vuol dire che non c'è nessuna relazione di causa-effetto tra i due eventi. I due eventi non si influenzano reciprocamente.